Noi, insomma, ecco, abbiamo voluto fortemente che voi partecipate. Tanto do il benvenuto al vicepresidente Pierpaolo Bensi, perché è venuto a trovarci. Siamo ben distanziati, anche perché questi abiti sono molto grandi e quindi riusciamo veramente a tenere le distanze. Allora, intanto benvenuti, loro sono un gruppo storico che si chiama Nobiltà Sabauda e questo è importante perché diciamo che sono le nostre radici, si parla della nostra cultura, certo, e la nostra identità popolare ovviamente del Piemonte. E voi siete un gruppo importante, più o meno una cinquantina associati, però insomma diciamo che 20-25 girate per fare spettacoli, piastre teatrali, ma anche per aprire e chiudere dei carnevali molto importanti. Allora, intanto, raccontami, nel 97 parte il vostro gruppo? Sì, siamo nati come gruppo storico Nobiltà Sabauda proprio nel 1997, proprio a Rivoli, perché c'era una bellissima manifestazione che si chiamava C'era una volta un re. Quindi... E da lì poi sono nati tanti altri gruppi, tra cui anche il nostro. E poi da lì in poi ci siamo sempre più distaccati, perché una volta diciamo, i gruppi storici, come vedete, era bella presenza, ma non facevano più che altro null'altro. Quindi noi abbiamo iniziato a danzare. Intanto il ballo, no? Sì. Quindi di riproporre proprio le danze che si facevano nel 1700. Allora, abbiamo iniziato, allora adesso tu vedi qua degli abiti da sera del 1861, ma in realtà noi abbiamo iniziato col 1730. Ho capito. Sentite, sì, il valzer, eccetera. Chi è che fa le coreografie di questi momenti, allora, ballati? Abbiamo vari maestri che si sono seguiti, Aldo Trivella, che ha lavorato anche in Rai. Adesso abbiamo un nostro maestro molto giovane che si chiama Andrea, e con lui vediamo sia le vecchie coreografie che cerchiamo di riprendere delle danze e montare delle coreografie di nostra invenzione. Senti, ma questi sono un po' gli abiti della principessa Sissi, no? Vediamo, certo, per esempio questo abito meraviglioso, sì, rosa, che proprio dà proprio l'idea dello sfarzo e della magnificenza, in cui la donna ovviamente era un punto di riferimento importante. La bellezza erano questi abiti, i gioielli, le acconciature, i fiori tra i capelli, no? Certo, certo. Erano anche un po' molto pesanti, nel senso che sotto avevano una gabbia in ferro molto molto pesante e poi sopra le crinoline, che erano dei tessuti per gonfiare di più, per abiti, dare quel, certo. Allora, però, dato che poi nella seconda parte parleremo, intanto volevo che tu nominassi, sì, i nomi. Presento. Ecco, allora, presentameli, vai. Allora, vai. La prima dama che enunciate è Manuela, con Manuela, suo bellissimo vestito. Questo vestito, fai un, tra l'altro, un colgo l'occasione, ecco, io mi spiego. Volevo sapere, chi è che li disegna questi abiti, chi li cuce e chi li confeziona? Allora, abbiamo vari sarti, però è da dire che questi abiti sono proprio personali, quindi sono cuciti su misura, sulle addosso, singole. Quindi questo rimarrà il, sì, suo abito. Esatto, ecco, esatto. E ne ha più di uno, perché come tutte le donne, dame, cioè, bisogna cambiarsi, possono, ogni tanto. Poi invece abbiamo questo signore, sì, elegantissimo. Carmelo, prego, che ha un frac... del 1861, coup de pied, un'unica coda, ecco, dietro. Tu che vuoi tanto, io, Walter D'Angelo vuole tanto fare, cioè starebbe benissimo, elegantissimo vestito così, sì, con qualche, sì, musica. Infatti. Invece questo adesso, è un signore... Sì, ecco, questa è una coppia, io c'è, sposto, Nuccio, eh, e Patrizia, eccoli qua. Guarda che belli che sono. La Patrizia è anche una nostra cantante lirica. Ah, vedi? E quindi, ogni tanto integriamo anche, sì, così, sì, nelle nostre... Perché si assenta... Lui è il creatore della macchina del, sì, tempo, ne vero? Sì, vedremo poi dopo. Allora, dopo lo presento, comunque come si chiama? Non Beppe, lo so. Beppe, chiamato dopo... Archimede proprio. Archimede, perché poi vi raccontiamo questa cosa qua. Allora, prima però di chiudere questo momento, sì, Pierpaolo, io vorrei che tu mi spiegassi che voi avete chiuso un carnevale o aperto? Chiuso, no, aperto? Dipende dalle volte. Noi facciamo parte del CERS, che è un'associazione che ci ospita al Carnevale di Venezia. Ecco, quindi Carnevale di Venezia, abbiamo ben presente che è un carnevale importantissimo, che veramente dà e sottolinea questi gruppi storici. Chi partecipa è veramente, perché stiamo parlando del top. Quindi voi che cosa avete fatto? Sì, per noi esempio, abbiamo la fortuna di andare ogni anno o aprire o a chiudere, quindi dopo il volo dell'angelo o dell'aquila, con un nostro spettacolo. E quindi anche quest'anno abbiamo fatto i giochi di seduzione. Abbiamo dopo... delle immagini, scusa.
Stanno arrivando. Sì, abbiamo fatto questo spettacolo che appunto ha chiuso, ahimè, anticipatamente il carnevale di Venezia. Ecco, guardate che meraviglia, poi anche sì. Le parrucche, cioè tutto. Ecco, questi come vedete sono abiti sia settecenteschi che ottocenteschi, quindi quelli con i pizzi molto eccentrici anche per i cavalieri, indicavano l'epoca del 1730. Benissimo, allora abbiamo fatto un tuffo dentro il sogno, ecco, con questi abiti meravigliosi, ma per parlare proprio della cultura, perché il passato fa parte proprio anche del presente ed è giusto sempre studiare e ricordarlo. Ma come mai, per esempio, qualcuno, io lo dico a te che sei vicepresidente, e viene voglia di partecipare a questi gruppi storici, perché c'è dentro di sé una voglia di conoscere il passato, oppure per magari qualche cosa del destino che ha voluto che vi avvicinaste a questa cosa? Allora, tutti ci accomuniamo con la passione del passato, perché secondo noi non si può vivere bene il presente se non si conosce il passato. Noi facciamo anche delle piccole post dove scriviamo novità dal passato, perché noi crediamo spesso che abbiamo inventato i rave party, mentre invece c'erano le danze che duravano giorni e notti intere. Quindi ci sono tante piccole cose che noi nella nostra epoca crediamo di aver inventato, invece le riprendiamo sempre dal passato. Benissimo! E allora la movida c'era anche nel 700-800, Tlasca P. Boh, comunque andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo sempre con la grande musica di Prima Antenna che voi scegliete sempre. Grazie a voi pubblico, a fra poco.